Salve a tutti, sono sempre Senit, direttamente qui nel mio video diary, blog su YouTube. Questa volta la location è completamente diversa, siamo rimasti a Milano, a Gaia Aulenti, giusto? Dove lì vi raccontavo i miei riferimenti femminili nell'arte, nella pittura, nella musica. Invece adesso siamo tornati a Bologna, perché ricordo a tutti che Bologna è la mia città. Comunque, volevo raccontarvi cosa, secondo Senit, secondo me, le donne, visto che parlavamo di donne anche a Milano, di riferimenti femminili, devono assolutamente avere nell'armadio. Mi state guardando nella mia zona guardaroba. Inizialmente era una stanza dove si cazzeggiava, nel senso c'era un divano, poi vestiti su vestiti su vestiti, ho dovuto trasformare, è diventato il mio guardaroba. Qua alle mie spalle, come potete vedere, avete un po' di cose, poi vi faccio vedere molto poco perché sono anche un po' discreta. Cominciamo con il primo elemento. Il jeans, oppure il blue jeans, perché secondo me una donna, così come un uomo, deve essere comodissima. Io sono abituata a portare delle braghe, come dicono qua a Bologna, un po' over, un po' baggy, però ci sono anche pantaloni che possono essere portati un pochino più strettini. Io sono un ibrido in mezzo, non troppo grande e non troppo piccino. Ci sono diversi colori, diversi modelli, però quello che indosso spesso e mi piace assai è questo qua. È un po' baghettone, lo posso portare un po' arrotolato, come potete vedere, con una scarpa ginnica, o addirittura lo posso portare, guardiamo, marca molto, molto easy, tra l'altro, non è un mega brand, però è una novità, perché tra l'altro, secondo me, bisogna essere anche un pochino, come dire, di ricerca, vero, Levi's, All The Vice, Replay, però ci sono anche questi brand, tra l'altro lo ricordo, è un brand italiano, Department 5, del quale sono molto fiera, che risulta comodissimo. Quindi, primo elemento, il jeans. Secondo me si può passare a... Stai lì. A il cappello. Cappello che va bene per tutte le stagioni. Vabbè, a parte questo che è di lana. E quindi pseudo-autunno invernale. Ta-da! Scarpe col tacco. Ma si deve un po' alternare, perché c'è la scarpa comoda, che è questa ginnica che indosso, ultimo modello delle Jordan, comodissime bianche, ma anche la scarpa col tacco, perché vogliamo essere anche un pochino, a Bologna si dice prugne, un pochino fichette, però questo ha un tacco moderatamente alto, vero? Cioè non è una follia. Tra l'altro è un modello nuovo della mitica Chanel, che, se vi ricordate bene, era uno dei riferimenti miei femminili nell'ambito della moda. E color petrolio, il color del 2018, e via. Quindi comodo per ogni occasione, per serate, così come durante il giorno. Insomma, una donna non può assolutamente non avere un paio di tacchi. Vado avanti. Voilà. C'è l'occhiale da sole. Ta-da! Poi questo modello è un po' vintage, come potete vedere, è un vecchio Ray-Ban di quelli, no, forse il modello, sì, no, è un vecchio Ray-Ban di quelli che si aprono e si chiudono, comodissimo. Una donna non può rinunciare all'occhiale da sole, anche perché oggi è brutto a Bologna, ma domani chissà, può spendere il sole all'improvviso e bisogna essere sempre pronti, sempre. Il labello. Che non è un labello in verità, questo è una crema. Vabbè, di Elizabeth Arden, non è ADV, però comunque è un'ottima crema. Si chiama 8 Hours, effettivamente si mette durante il giorno, oppure vuoi che faccia una prova con te, caro? No, forse meglio. Oppure durante, anche la sera prima di andare a letto, perché ti ammorbidisce le labbra e ogni tanto c'è la sensazione, ma solo sensazione, di pomparle naturalmente, ma non è così. Comunque, il labello deve essere sempre in borsa, e se non è in borsa... in bagno, negli armadi, sempre a portata di mano, vero Deborah? Sì, bene, direi che per ora è abbastanza. Vi ho raccontato che cosa Senit obbligatoriamente consiglia alle amiche di avere nei propri armadi. Boh, se volete fare una carrellata nel mio guardaroba, se avete voglia anche di indossare qualcosa, non vi posso dire l'indirizzo, però vi aspetto qua a casa. Ciao a tutti, ciao.